Mi auguro oggi di riuscire a fare un video senza trapani in sottofondo, perché sarebbe veramente bello riuscire a raccontarvi qualcosa nel pre-partita senza un disturbo come è accaduto ieri. Quindi buona domenica a tutti ragazzi e buona festa del papà a tutti i papà. E oggi parliamo di quella che dovrebbe essere la formazione, probabile formazione di questa sera, e andiamo anche a cercare di inquadrare il momento dell'Inter, cercando di capire che tipo di squadra è quest'anno e guardando un po' l'andamento statistico delle ultime gare. Io direi di partire subito dalla probabile formazione. Vi ho preparato ovviamente come al solito la grafica 3-5-2, 3-5-1-1 per che dire si voglia. Provato sulle tre titolari. Ci arriviamo. Szczęsny, Danilo, Bremer e Gatti. La conferma della difesa dei quattro, dei tre difensori centrali più il portiere che abbiamo visto a Friburgo, con Szczęsny che aveva fatto delle ottime parate, aveva salvato il risultato in più di un'occasione. Ecco la conferma di Gatti che ha disputato davvero la migliore prestazione da quando veste bianco-nero. Sono perfettamente d'accordo con questi quattro, vista la situazione infortunata in difesa e visto anche il momento di forma dei quattro giocatori. Quindi è giustissimo, peccato solo che Danilo debba giocare anche questa, però è naturale. Che il big match non può prescindere dal capitano e dal giocatore, uno dei giocatori migliori di quest'anno della Juventus. Rabiot, Locatelli e Fagioli sono i tre di centrocampo, sono i tre titolari e credo che sia giustissimo pure questo. Rabiot lo scorso Juventus-Inter insieme a Fagioli aveva veramente dominato il centrocampo, era stata la partita della consacrazione di Fagioli che era entrato nei titolari proprio qualche giorno prima di quel Juventus-Inter che va a chiudere i giochi con il suo gol, quindi una sorta di conferma di quello che è sempre stato da quando abbiamo iniziato a giocare con questi tre, il centrocampo titolare della Juventus, Rabiot, Locatelli e Fagioli. Kostić a sinistra e non potevamo non averlo perché è assolutamente il giocatore titolare su quella fascia, a destra invece De Sciglio, a quanto pare al posto di Cuadrado, probabilmente perché Allegri desidera tenersi un cambio offensivo come Cuadrado che può entrare nel secondo tempo. Potrebbe essere questa la chiave di lettura, ovviamente sappiamo bene che con De Sciglio fai un certo tipo di gara sulla destra, con Cuadrado invece fai un altro tipo. Sono molto contento di vedere Sulé, ma molto contento di vedere Sulé, perché ieri Allegri aveva parlato di alcuni giocatori che aveva fuori, non aveva una vera e propria seconda punta. Ci sono Di Maria e Chiesa che sono convocati, ma a quanto pare non sono al meglio. Io sono di questa idea. Io torno indietro e proprio un Juventus-Inter vado a ritirare fuori dal dimenticatoio. Voi non potete saperlo perché non eravate presenti, ma eravamo io, Lello, Colpogobbo e Panos in un bar a Roma il pomeriggio della finale di Coppa Italia e parlavamo di quella che sarebbe stata la Juve del futuro. E io vi dicevo: ragazzi, Di Maria è un giocatore che non puoi non andare a prendere se hai la possibilità di andare a tesserare a parametro zero. È un giocatore clamoroso, fortissimo, che in Serie A può giocare in ciabatte. Lo vai a prendere al di là del discorso legato alla programmazione. Però se poi vuoi veramente andare a soddisfare al 100% il discorso legato alla programmazione, nei 2 anni, perché all'epoca ancora si parlava di 2 anni di Maria, nei 2 anni di Di Maria alla Juventus, le partite che non ti gioca Di Maria le fai giocare a Sulé. Anche se sono partite importanti, anche se sono partite difficili, perché Sulé deve crescere nell'ombra di Di Maria, sotto l'ala protettiva di Di Maria. In questo modo vai ad avere il giocatore già pronto e il giocatore che diventerà pronto sotto quel giocatore. Oggi si va a chiudere questo cerchio, ancora una volta con Juventus-Inter, quindi io sono completamente d'accordo. Sulé oggi non è pronto per essere titolare nella Juventus, lo dico prima. Perché magari poi farà una partita non eccezionale, o magari io mi auguro che possa fare la partita più bella del mondo. Sulé oggi non è pronto per essere titolare nella Juventus, ma Sulé è un giocatore con delle caratteristiche interessanti, importanti, e se davvero giocherà lui e se davvero inseriremo questo modus operandi di conferma di un giocatore come Sulé nelle partite in cui manca Di Maria, all'epoca mi immaginavo un 4-3-3, oggi stiamo parlando di un 3-5-1-1, questa è la strada giusta da percorrere. E davanti Vlahovic non è una sorpresa, non ci stupisce affatto perché è l'unico giocatore, è l'unico attaccante a disposizione della Juventus in questo momento. Però ragazzi, non solo della Juve, dobbiamo parlare anche dell'Inter, perché la formazione della Juve l'avevamo già letta un po' da tutte le parti, ho voluto soltanto dirvi la mia opinione a riguardo, però voglio cercare di capire anche qual è lo stato di forma dei nostri avversari. E quindi cambio schermata nuovamente, queste sono le ultime 15 partite dell'Inter. La prima riga ci dice le vittorie, le vinte,
la seconda riga i pareggi, la terza riga le sconfitte. Come possiamo vedere, l'Inter è una squadra abbastanza in forma, che ha collezionato tante vittorie nelle ultime 15, sia in campionato sia in Champions League e anche in Coppa Italia, perché poi sarà il nostro avversario. Noi l'Inter andremo a incontrare 3 volte nell'arco del prossimo mese, quindi dobbiamo iniziare a farci un attimino il callo su questa squadra qui. Questa è l'evoluzione in classifica dell'Inter. Come possiamo vedere, aveva iniziato targhe alterne e eravamo arrivati alla partita d'andata proprio qui, come possiamo vedere, stavamo parlando intorno a novembre-dicembre, in cui l'Inter era ancora ballerina e ballava tra la quarta, la quinta, la sesta posizione in campionato. Dalla partita contro di noi in poi hanno trovato un po' di continuità, poi c'è stata la pausa mondiale e, come possiamo vedere, da qualche partita, quindi dalla 20ª giornata di Serie A, stanno occupando con costanza il secondo posto. Quindi c'è un Inter probabilmente prima della Juve, un Inter dopo la Juve. Dopo la Juve sono riusciti magari ad aggiustare alcune cose, hanno vinto un trofeo, perché hanno vinto la Supercoppa contro il Milan, devastando il Milan, distruggendo il Milan. Pensavo ci potesse essere molto più equilibrio, complice anche il momento disastroso anche dei rossoneri, però sicuramente andiamo ad affrontare una squadra diversa rispetto a quella che abbiamo visto all'andata all'Allianz Stadium, e una conferma definitiva ce l'ho da questo dato qua, perché è un po' come vi dicevo con il Friburgo: c'è una squadra l'Inter in casa, c'è una squadra l'Inter fuori casa, stessa cosa per la Juve. Noi facciamo molta, molta fatica quando andiamo in trasferta, facciamo pochi gol, ne prendiamo di più rispetto alle mura amiche. L'Inter è clamorosa, perché 13 partite in casa, 11 vittorie e 2 sconfitte, con una media punti di 2,54, 27 gol segnati in 13 partite e 6 gol subiti in 13 partite. Significa che l'Inter ha fatto qualcosa come 2 gol a partita e ne ha preso uno ogni 2. Significa che il Meazza San Siro è una sorta di bunker, con una media di 72.000 spettatori a partita, quindi stiamo parlando veramente di dell'inferno. Non so se quanti di voi hanno avuto il piacere, la possibilità di andare ad assistere a una partita dell'Inter a San Siro, ma davvero è l'inferno. Lo descrivo come l'inferno, perché veramente c'hanno un tifo molto molto caldo. Fuori casa sempre 13 partite, 5 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte, una media di 1,31 punti raccolti, 20 gol subiti, 20 gol fatti in 13 partite e 24 gol subiti. Cioè significa che invece fuori casa fanno poco più di un gol a partita e in media ne prendono quasi 2. Cioè l'Inter fuori casa è una squadra che perde 1-2 e in casa è una squadra che vince 2-0. La Juve solitamente quando è fuori casa non fa gol, o comunque fa quasi un gol a partita, siamo lì con le medie. Anche con la Roma, l'ultima trasferta che abbiamo fatto non è andata molto bene, abbiamo visto. Quindi verrebbe naturale pensare che la Juve oggi non farà gol, e verrebbe naturale pensare che invece l'Inter ne possa segnare 2. Cioè, ragionando sui dati e sull'andamento delle due squadre dentro casa, fuori casa, viene logico pensare che oggi l'Inter possa vincere 2-0. Mi auguro che non sia così, ma questo è il ragionamento di fondo analizzando le due squadre, gli andamenti delle due squadre tra casa e trasferta. Per quanto riguarda la rosa dell'Inter, bisogna stare attenti, perché abbiamo due attaccanti importanti come Lautaro e Dzeko, che si completano non benissimo secondo me, perché manca una vera e propria prima punta. Lautaro è un attaccante moderno, Dzeko è una prima punta nel fisico, ma è un trequartista nell'anima. È un giocatore elegantissimo, un giocatore che piace molto andare in rifinitura, è un giocatore che comunque è già andato in doppia cifra con 11 gol, e Lautaro è a quota 17 in stagione, con un mondiale vinto e una supercoppa vinta. Già, lui ha già collezionato 2 titoli, quindi stiamo parlando sicuramente di un giocatore che sarà galvanizzato e che è il nuovo capitano dell'Inter. L'Inter avrà alcune assenze, avrà Bastoni, Skriniar e Gosens fuori, sicuramente dovranno reinventarsi la difesa e questo potrà essere un punto a favore della Juve, ma anche la Juve ha dei giocatori fuori. Sappiamo che Pogba non c'è, sappiamo che Chiesa e Di Maria non stanno bene, possono essere l'arma partita in corso insieme a Cuadrado, e infatti mi immagino un primo tempo un po' più
attento della Juventus in un secondo tempo in cui dovrà invece cercare di tirare fuori il meglio. Poi hanno tanti altri giocatori interessanti come Barella, hanno Lukaku che è da capire, da comprendere. Marotta ha detto che comunque non rimarrà a Milano l'anno prossimo, non è stata una gran stagione per Lukaku dal punto di vista fisico, dal punto di vista del rendimento. Non bisognerà comunque sottovalutarli, perché hanno comunque un sistema di gioco consolidato, un 3-5-2 sul quale Inzaghi sta lavorando da un anno a questa parte e che sta dando soddisfazione comunque nel suo piccolo. Ripeto, secondo me la stagione dell'Inter fino adesso è buona ma non buonissima, perché mi immaginavo qualcosa di più da parte dell'Inter, come mi immaginavo qualcosa di più da parte della Juve. Secondo me la Juve e l'Inter sono state due squadre che, per il potenziale che hanno a livello di rosa, anche con giocatori quando ci sono stati, quando non ci sono stati, secondo me ha lasciato per strada dei punti che non doveva lasciare per strada, perché queste erano squadre costruite per lottare per lo scudetto tutte e due. Stiamo parlando comunque di due squadre che hanno vinto lo scudetto all'interno degli ultimi tre campionati, quindi sicuramente non squadre decadute o non squadre di basso livello, no, sono due squadre importanti, due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano. L'Inter in questo momento ha la necessità di pensare anche alla Champions, la Juve ha la necessità di pensare anche all'Europa League, hanno entrambe la necessità di pensare alla partita di Coppa Italia, ma questa viene dopo, tutta sta roba viene dopo, perché oggi c'è solo Juventus-Inter, anzi Inter-Juventus, oggi c'è solo il derby d'Italia, poi ci si ferma, si ragiona, sarà una partita di lotta allucinante, perché questi tre punti sono molto importanti a livello della classifica e anche per quello che è il resto, l'extra, per capire i punti di vista delle due squadre, per dare anche una sorta di sberla all'avversario e fargli iniziare a capire di che pasta saranno gli avversari che dovranno affrontare per arrivare in finale di Coppa Italia. Quindi è una sfida affascinante, è una delle mie partite preferite all'interno della Serie A, non vedo l'ora che si giochi. Devo dire la verità, un po' di preoccupazione ce l'ho, ma sono anche convinto che la Juve possa fare, non dico l'impresa perché non è di impresa che si sta parlando, ma una buona partita. Non so, devo dire la verità, non so se riusciremo a vincerla. Non mi aspetto una vittoria della Juve, lo dico proprio fuori dai denti, però un pareggio potrebbe essere un risultato che la Juve si porterebbe a casa, secondo me, volentieri a questo punto della stagione, e considerato che veniamo anche da un periodo abbastanza impegnativo e tra poco inizierà un periodo ancora più impegnativo. È ovvio che non si va in campo per pareggiare, ma vedendo anche un po' quello che è l'Inter all'interno delle mura amiche, secondo me una vittoria è difficile andare a tirar fuori. Vediamo cosa succede.